Buongiorno amici e amiche del Manga Podcast e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio. Come state? Spero bene. A me sembra di non registrare da una vita, visto che l'episodio dell'Immortale l'ho fatto più di un mese fa. Tra università, lavoro e voglia di avere anche una vita sociale, arrivo proprio a filo. Ma lasciamo stare le mie inutili lamentele e iniziamo. Oggi puntatina interessante e diversa rispetto al solito, perché parleremo di un anime. Ebbene sì, questo giro niente fumetti. Dal momento che recentemente ho appena concluso la visione della prima stagione di Jujutsu Kaisen, mi son detto, perché non dire la mia a riguardo? Ed eccomi qui a parlare di quest'opera che devo dire essermi piaciuta. Ci potrebbero essere alcuni spoiler, ma nulla di che, quindi tranquilli e buon ascolto. Partiamo dal principio. Devo ammettere che di carattere sono un po' bastian contrario, quindi tutto quello che la massa adora e venera per me perde di appeal. Capitò con Demon Slayer, è successo con Jujutsu Kaisen ed è ancora in corso con Tokyo Revengers, non me ne vogliate. Ciò non vuol dire che li schifi per principio, semplicemente ho bisogno di tempo per metabolizzare la cosa e convincermi a guardarli e o leggerli. Tuttavia, questo mio metodo inconscio di selezione mi ha sempre aiutato in senso positivo a visionare determinate opere solamente quando sono nel mood giusto. Non sentendomi vincolato dal fatto che lo guardino tutti, mi sento... me li gusto meglio, senza quella piccola ansietta di doverlo per forza guardare per mettermi al passo con il resto del mondo. Ora, Jujutsu Kaisen è un caso abbastanza particolare. Diciamo che è letteralmente impossibile non notare le somiglianze con Naruto. Il tizio con un demone fortissimo intrappolato all'interno del suo corpo, sempre felice e iperattivo. Quello cupo e serio, definito da tutti come un genio, la ragazza super irascibile tsunderina, capite? Veramente ci sono un sacco di roba, e non sto neanche qui ad elencarvele tutte, primo perché non voglio stare qua fino a domani mattina, e secondo sono talmente palesi da rendere quasi piacevole il fatto di trovarle all'interno dell'opera. Comunque, tralasciando questi tecnicismi, vedo Jujutsu Kaisen come un insieme di roba già vista. Gege Akutani prende fattori già consolidati dai grandi successi del passato, li mette in un pentolone, mischia un pochino e tira fuori senza nemmeno preoccuparsi di nascondere la cosa. E quindi è sbagliato? Assolutamente no, anche perché sennò dovremmo buttare il 99% delle opere shonen. Tuttavia, la reale differenza sta nel farlo bene. È più che normale utilizzare formule già sodate al fine di far uscire un prodotto di successo. Non solo in campo fumettistico, l'importante è riuscire, in fin dei conti, a crearsi un'identità propria. Solo così lo spettatore ci si affeziona veramente. Jujutsu Kaisen ci riesce? Secondo me in parte sì. La visione di questa prima stagione è stata sicuramente molto divertente e intrattenente. Le gag sono molto affini al mio gusto e ben bilanciate con le parti serie, per non parlare del comparto grafico che fa la sua gran bella figura. Ma concentriamoci sulla storia, che alla fine è la cosa che più ci interessa. La prima parte, relativa all'acquisizione dei poteri e i primi approcci con i villain, non mi ha particolarmente colpito. Non dico che non mi sia piaciuta, semplicemente l'ho trovata godibile, ma nulla più di questo. Introduzione classica con qualche spunto interessante. Iniziamo a conoscere Itadori e il suo modo di pensare, oltre che al suo approccio con i nemici. L'iniziale buonismo che lo caratterizza, classico dei protagonisti di fumetti per ragazzi, risulta appunto assai banale, ma con il senno di poi, in merito a come si evolve successivamente la storia, devo ammettere essere molto più umano di quel che pensavo all'inizio. La parte realmente interessante è quella successiva alla morte tra virgolette di Yuji, dove lo vediamo affiancato a Nanami. La vicenda con il demone Maito, quello appunto rattoppato per intenderci, mi ha decisamente preso. L'intrigo costruito sulla debolezza e l'instabilità emotiva del povero Yoshino colpisce i punti giusti al momento giusto, creando una minisaga decisamente degna di nota.
crea le condizioni per far vacillare le convinzioni del nostro protagonista, inducendolo a fare scelte che fino a poco prima non riusciva nemmeno a prendere in considerazione. Ne risulta quindi una crescita decisamente credibile per Yuji, che abbandona la sua mentalità super iper mega super iper buonista per abbracciare una visione più concreta e reale del mondo. Purtroppo non si può salvare tutti, è fisicamente impossibile. Dobbiamo fare delle scelte e a volte sono anche molto dure e poco morali. Tutto per quello che crediamo essere un bene superiore. E Itadori inizia piano piano a rendersene conto. Quindi questa parte è decisamente approvata. Cosa che non si può dire in merito all'incontro di scambio tra le scuole, dove nonostante siano presenti degli scontri interessanti e ben animati, non vedevo l'ora che finisse. L'unica utilità di questa parte è quella di presentarci i restanti personaggi dell'opera, che di per sé non è che sia sbagliato, ma in quel momento non volevo altro che l'avanzare appunto della storia. Tanto per qualcuno che ha visto almeno due shonen, ne capisce al volo più o meno la caratterizzazione, quindi sa di cosa trita e ritrita. La salvo solamente perché è utile a farti capire quanto è forte e figa Maki. Perché Maki è forte e figa ed è il personaggio migliore a mani basse di tutta l'opera. Per quanto la sua storia, devo ammettere, e in generale tutta quella della famiglia Zenin, sia roba decisamente riciclata e stucchevole. Clan d'élite, noto per avere ideali problematici che riconosce solo membri della famiglia con tecniche potenti e super iper forti, altrimenti questi vengono rifiutati e nemmeno considerati esseri umani. Non proprio il massimo dell'originalità, visto che lo si vede praticamente in ogni shonen. Piccola menzione d'onore va al buon Todo nazionale. Non ci posso fare niente, i personaggi così demenzialmente no sense mi fanno morire. E in suo onore un bel besto furendo. Per fortuna l'evento è stato bruscamente interrotto e vediamo quelle belle sane mazzate che piacciono a me. A questo punto vi starete chiedendo, ma scusa, fino ad ora non hai fatto altro che dire che è roba già vista, skippabile, riciclata, non avevi detto che ti piace? Esattamente? Ma non vuol mica dire che non ne veda i difetti. Che poi, non è che parlerei di difetti, il suo lavoro lo fa, e non mi aspettavo certo di vedere chissà che trama complessa e profonda, anzi tutt'altro, ho iniziato a seguire la serie cercando appunto qualcosa di leggero e intrattenente, potendo affermare di aver trovato proprio ciò che cercavo. Tirando le somme finali, questa prima stagione tra alti e bassi è sicuramente carina, comparto grafico e sonoro ottimi. Apro e chiudo parentesi, Lost in Paradise, la ending, è uno spettacolo, è veramente bella, sia l'animazione con la quale è fatta che la musicalità in sé, mi piace. Tornando a noi, la trama è accattivante e ti tiene ben saldo allo schermo. Con la sua semplicità e con i suoi personaggi simpatici e ben costruiti, ti invoglia a vedere dove voglia andare a parare. Sicuramente non mancherò di guardare la seconda stagione e il film, sperando che riescano ad alimentare la mia curiosità nel vedere il continuo della storia. Voi invece cosa ne pensate? È un top o un flop? Sono proprio curioso di sapere il vostro parere. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove ogni giorno posto robina interessante. Abbiamo da poco superato i 1000 follower e vedo che c'è un ottimo clima. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto e vi abbia fatto compagnia. E niente, io vi aspetto nel prossimo episodio e ci sentiamo.